Benvenuti a tutti. Oggi intervisteremo il dottor Vincenzo Falgares, dirigente generale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica della Regione Siciliana. Il dottor Falgares è un riferimento molto importante per il progetto Nuovi Percorsi di Forme SPA, soprattutto per le attività del progetto che cercano di costruire proposte di miglioramento dell'efficienza delle procedure di attuazione dei programmi 2021-2027. Durante l'intervista faremo il punto con il dottor Falgares sugli investimenti in tecnologie digitali che la Regione Siciliana sta realizzando o programmando per rendere più efficienti le procedure di attuazione e chiederemo il suo punto di vista sulle necessità di rafforzamento delle competenze, dell'organizzazione dei processi che l'applicazione di queste tecnologie richiede. Buongiorno, direttore. Noi vorremmo partire da questa questione. Siamo in una fase di avvio della programmazione 2021-2027, c'è molta attenzione al tema della capacità amministrativa e ci sono molte aspettative sul fatto che un'applicazione più intensa delle tecnologie della digitalizzazione e della dematerializzazione possano incidere in maniera significativa sull'efficienza dei processi di attuazione. La Regione Siciliana come si pone in questo scenario? Cosa sta facendo per investire sulle su queste tecnologie di digitalizzazione e dematerializzazione, appunto in funzione dei processi di attuazione, anche, noi sappiamo, insomma, in continuità con gli investimenti importanti che sono stati fatti negli ultimi anni. Tanto grazie, buonasera dottor Covaizzo. L'ARIT, che è per conto della Regione Siciliana, ha condotto nel ciclo 14-20 delle azioni per la digitalizzazione della Regione Siciliana, ha completato, sta per completare interventi rilevanti di digitalizzazione dei processi amministrativi. Il piano per la transizione digitale 2021-2023, secondo di un precedente piano, il primo piano della regione di cui si è dotata la regione, il 2018-2020, individua degli interventi di sistema, sia sotto il profilo di infrastrutture fisiche, quelli per la banda ultralarga e per il cloud computing, e infrastrutture immateriali come la piattaforma SPID, il sistema SIOE Plus, e altri interventi di servizio quali per esempio la piattaforma per la gestione dei sussidi destinati a PIP e ad ASU, l'evoluzione del sistema contabile, uno degli elementi centrali per la migliore utilizzazione dei fondi e la loro compliance con tutto il sistema contabile regionale attraverso un importante lavoro di interoperabilità degli strumenti informatici che gestiscono i fondi, la realizzazione di una piattaforma dedicata all'erogazione di incentivi completamente paperless, la piattaforma Sisisini per il supporto agli incentivi al turismo. Sono tutti interventi che hanno tentato di supportare l'acquisizione di servizi da rendere fruibili attraverso pacchetti turistici, nel caso di Sisisini, o fruizione di informazioni al grande pubblico attraverso il portale istituzionale. Sono tutti interventi che con diverse modalità e in modo integrato hanno inciso e stanno incidendo sui processi di attuazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione. Ecco, in questo contesto di rilancio degli investimenti in tecnologie, che ruolo lei ritiene debba avere anche un investimento sulle competenze professionali, in modo che gli investimenti tecnologici siano poi pienamente agibili attraverso l'applicazione di competenze? La descrizione, grazie per la domanda, la descrizione di alcuni degli interventi, soltanto alcuni, il programma di investimenti a cui ho fatto riferimento, cuba circa 300 milioni di euro per il ciclo 14-20, di questi una parte importante, circa adesso siamo ormai al completamento dei due grandi progetti della banda ultralarga, ha cubato circa 190 milioni di euro. Le altre due grosse risorse, dire, le altre due grandi famiglie sono uno, proprio quella
destinate agli interventi per l'amministrazione regionale, ne ho citato veramente soltanto alcuni di una lunga serie che ha cubato circa 25 milioni di euro complessivamente di investimenti per l'innovazione digitale della pubblica amministrazione siciliana. Al contempo abbiamo guardato anche oltre la regione siciliana, perché circa 40 milioni di euro di investimenti hanno riguardato le amministrazioni locali nell'ambito dei diversi strumenti di agenda urbana, la SNAI, CLLD e anche lo strumento complementare. Cosa ha fatto emergere questo importante fuoco di risorse? Ha fatto emergere in modo molto chiaro, se ce ne fosse stato bisogno, è un tema che negli ultimi due anni riguarda l'intero paese, l'intero mondo, è il deficit di competenze, di skills digitali che partono dal tema della cultura digitale alle competenze nel vero senso della parola. Ecco, di questo hanno grande bisogno le amministrazioni regionali così come le amministrazioni locali. È una condizione abilitante verso la digitalizzazione e la dematerializzazione che è costituita anche dalla necessità ormai inderogabile del reclutamento nell'amministrazione regionale di nuove figure professionali di elevata competenza, prevalentemente ingegneri, analisti e tecnici informatici, e non già per sostituirsi ai soggetti che devono realizzare, ma per guidare in modo consapevole, efficiente ed efficace l'azione di realizzativa da parte dei soggetti a cui l'amministrazione, non le imprese, i privati che maturano un'esperienza che nel campo del digitale ha un'evoluzione ex se molto più spedita che in tutti gli altri campi, e che quindi l'amministrazione ha difficoltà a inseguire, ma sotto il profilo dello sviluppo, ma è fondamentale conoscere bene la domanda di digitalizzazione, saperla declinare in modo appropriato, in modo che gli sviluppi che poi ne conseguono siano realmente confacenti al fabbisogno dell'amministrazione. Un primo passo è stato fatto, devo ringraziare il governo regionale uscente che ha raccolto questo grido di allarme, e nelle poche unità di personale che sono state autorizzate per il turnover generazionale che ha riguardato il corposo processo di pensionamento che ha interessato negli ultimi 5 anni la regione siciliana, delle 60 unità di funzionari che sia stato possibile assumere, 11 sono stati individuati nel bacino degli ingegneri e dei tecnici informatici. Dal 1° gennaio 2023 si spera di poterli avere in ruolo. Finalmente la regione siciliana potrà avere una qualifica e non soltanto singole esperienze, che pur ci sono, ma ovviamente avere oggi all'interno dell'amministrazione tecnici giovani e con comprovata esperienza e qualifica certificata del settore del digitale potrà concorrere in modo significativo a fare il balzo in avanti. Come dicevo, la situazione attuale è caratterizzata da una forte carenza di personale tecnico, e questo sia in termini quantitativi che relativi alla specializzazione necessaria. Ha reso questo molto più complesso il lavoro svolto in questi anni, che sicuramente è stato rilevantissimo, ma certamente ha scontato questo deficit che rende poco sostenibili i progetti di evoluzione digitale di processi e procedure dell'amministrazione. E lei ritiene che accanto a questo investimento importante anche sulle risorse umane sia in qualche modo necessario intervenire anche sull'organizzazione dell'amministrazione, in particolare regionale, e sulla qualità dei processi per permettere di mettere pienamente a frutto gli investimenti in tecnologie e in risorse umane? Ma credo che sia il punto dei punti. Ho tentato in questi anni di invertire la logica. Per tutti il processo era di digitalizzazione. In realtà il processo di digitalizzazione è quello che viene a valle di un processo di riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione. Se ne fanno troppi in troppo poco tempo, senza tener conto oggi degli effetti che hanno sui sistemi
operativi digitali che devono essere evoluti prima ancora che entra in funzione la nuova organizzazione, e quindi è fondamentale un change management e un cambiamento culturale che ci faccia per prima individuare il procedimento amministrativo, lo faccia declinare e consenta poi in ultimo la realizzazione di un processo digitalizzato che è null'altro che la replicazione di un procedimento amministrativo secondo il dettame normativo che lo a cui fa riferimento e che presiede alla sua realizzazione. La pianificazione degli interventi deve tenere ugualmente in conto i fabbisogni di professionalità digitali da coprire e l'organizzazione dell'intervento di innovazione digitale delle procedure di attuazione deve essere basata su un'azione trasversale a cura, a mio avviso, ancora di un'ARIT ovviamente fortemente strutturata, con caratteristiche di sistema e diretta a completare da una parte la dotazione fisica immateriale e di servizi per garantire la transizione al digitale dei processi di attuazione dei fondi ed interventi verticali a cura dei centri di competenza che riguardano la digitalizzazione delle singole politiche e dei relativi processi di attuazione. Ecco, per un'amministrazione così complessa come la nostra, pensare che un singolo ramo di amministrazione possa al tempo stesso dare le regole e realizzare gli interventi, oggettivamente a mio avviso non è la migliore organizzazione. Già il piano della transizione digitale 21-23 ha questa proiezione, stiamo in queste ore definendo le circolari attuative per consentire all'ARIT di continuare a realizzare in forma orizzontale e diretta tutto ciò che serve, come dicevo, per dotazione fisica e immateriale e di servizi, la transizione digitale dei processi di attuazione orizzontali e accompagnare i centri di competenza che ben conoscono i processi, i procedimenti nella digitalizzazione delle singole politiche e relativi processi di attuazione. Questa modifica dell'assetto organizzativo e culturale credo che possa incidere significativamente su una necessaria accelerazione. Oggi che siamo già a 2 anni data dal primo giorno di ammissibilità della spesa del ciclo 21-27 e per il quale abbiamo ancora pochi mesi per poter tentare di allineare processi e procedure e assetto organizzativo per poter consentire un avvio quanto più spedito per recuperare quel pizzico di ritardo che ordinariamente purtroppo si consegue sui programmi a cavallo tra 2 cicli di programmazione, ma che bisogna tentare di recuperare per quell'enorme bisogno di investimenti e di risorse sul territorio di cui tutti siamo consapevoli. Grazie direttore, buon lavoro e auguri per tutti. Grazie a tutti, grazie al Formez per questa opportunità, alla prossima.